Roberto Maronda, io giornalista TV, abbiamo il piacere di avere di nuovo con noi, ma per la prima volta con la rassegna stampa, il nostro ex ministro preferito, Alfonso Pecoraro Scanio. Lo ringraziamo. La rassegna stampa normalmente è un commento ai giornali più diffusi, a quelli più interessanti, quelli che fanno più audience. Come vedete abbiamo oggi con noi nella nostra mazzetta Repubblica, Corriere, Il Fatto Quotidiano e Il Foglio. C'è quasi tutto l'arco costituzionale, come giusto che sia. Abbiamo avuto un po' di perplessità sul Libero e Il Giornale, non ne parleremo oggi anche perché la cosa è in movimento. Ci sono i problemi sul collega Sallusti, sul direttore, il quale è addirittura oggi stato arrestato per fuga, no? è uscito da casa, era stato portato a casa ai domiciliari, è uscito perché evidentemente vuole creare il caso, e insomma, però siccome la cosa è in movimento, se preferirei non commentarla, diciamo, nell'immediato, anche perché c'è questo processo in direttissima, non sappiamo che cosa succederà, insomma, ma certamente è un caso che però riguarda la libertà di stampa. Parlando di libertà di stampa, direi che però in questo momento la stampa, più che occuparsi di aiutare se stessa, si occupa di due grandi momenti. Un momento, questa segna stampa andrà, la facciamo di pomeriggio, andrà in onda domani mattina, e quindi andrà in onda con le primarie del PD in movimento, corso. Quindi non influenziamo nessuno, non ci sono problemi di essere per l'uno o per l'altro, ma non possiamo fare a meno di notare che fra Renzi e Bersani il titolo forse migliore è quello di Pubblico, ve lo mostriamo, è per un pugno di mail. Qui veramente si discute pesantemente sulle regole. Ma devo dire che è un po' paradossale che la vicenda delle regole è diventata una vicenda fin dall'inizio, devo dire, di queste primarie abbastanza prevalente. Uno, perché sono state modificate le regole che erano state usate nelle primarie, per esempio quelle dove ho partecipato io nel 2005. Ricordiamo che hai fatto delle primarie, insomma. Sì, ho fatto le prime primarie, ma erano, diciamo la verità, erano primarie abbastanza confermative. Noi nel 2005 avevamo innanzitutto un candidato, Prodi, che non era in discussione, sostanzialmente partecipavamo perché giustamente Romano aveva chiesto un'investitura non di partito ma di popolo, e quindi si era partiti con questo meccanismo. Io stesso ho partecipato a quelle primarie, ma ho partecipato in qualche modo per rimarcare le ragioni della battaglia ambientalista, ma innanzitutto noi venivamo prima ad aver fatto un programma molto articolato, molto diversamente da queste primarie. Il programma dell'Unione, tanto criticata, era un programma elaborato consultando cittadini, persone, cioè le famose fabbriche del programma, aperta addirittura ufficialmente a Bologna e poi con tante riunioni in giro. Avevamo realizzato un programma magari troppo esteso, ma nel quale per esempio il tema ambientale era molto forte, e per me quel programma fu determinante. Se non avevo concordato nel programma, per esempio, il togliere il CIP 6 a petrolieri e inceneritori e dare i soldi alle rinnovabili, dopo non sarei riuscito a imporlo nell'azione di governo. Quindi nel 2005 c'era un programma molto corposo, mentre questa volta qui per esempio non si sta più parlando di programmi, no, si parla molto di regole, si parla molto di temi diversi. Repubblica, primaria, vigilia di fuoco fra Renzi e Bersani, temo brogli, la replica, sabotate la democrazia. Ma devo dire, qui si parla solo di questo, di regole infrante o non infrante, I temi, soprattutto quelli ambientalista, sono completamente scordati. Io, tornando indietro, infatti direi che io per esempio non ho votato alle primarie, neanche al primo turno, quindi men che meno al secondo, ma per un semplice motivo, che se io dovevo, per votare a quelle primarie, io dovevo sottoscrivere la carta di una cosa che si chiama Italia Bene Comune. Dentro quel programma si parla sì che si deve fare uno sviluppo molto ecologico, ma poi non c'è scritto nemmeno una volta la parola energie rinnovabili, si parla solo di efficienza energetica e si parla del referendum, si riconosce, e sono contento, il grande ruolo del referendum sull'acqua, ma la parola nucleare viene cancellata, è come se il referendum antinucleare, che pure era nello stesso giorno del referendum sull'acqua, non avesse avuto un ruolo. Quindi devo dire, personalmente, per la mia storia, io non potevo andare a sottoscrivere quello come il programma esaustivo
di un centrosinistra. Anche perché non è Nicolino Filippo che firma, ma no, insomma, ritorniamo a dirlo, è un ex doppio ministro, insomma, quindi no, ma quella firma sarebbe stata esibita. Sì, sarei stato. Adesso nel ballottaggio vedo che il tema delle regole è diventato prevalente. Mi sembra oltretutto sbagliato che una volta che tu hai stabilito che il principio delle primarie sono primarie aperte, crei un meccanismo talmente complicato che porta al punto che leggevo proprio, penso, sul Corriere della Sera, che Nando Dalla Chiesa, iscritto al PD, poiché era andato a un convegno il 25 di novembre, non potrebbe votare perché la sua giustificazione non è abbastanza accettata al ballottaggio. Come dire, incastrarsi in un meccanismo così... Attenzione, non occorre che lo ricordiamo noi, anche perché la cosa è in movimento, ma ci sono 100.000 voti di differenza. E Pubblico, ce lo ricordo ancora, Pubblico di Luca Delese, quasi 130.000 messaggi con la richiesta di poter votare al ballottaggio. È forse esagerato pensare che tutti e 130.000 siano voti di Renzi, però sicuramente è chiaro che potrebbe spostarsi l'ago della bilancia. Ma io credo, adesso vedremo i risultati, io credo che farebbe bene comunque Bersani e complessivamente l'organizzazione a consentire comunque la massima partecipazione, perché avendo avuto un bel risultato, avendo avuto un primo turno con tanta gente che ha votato, e devo dire la gente è contenta, ripeto, io, come dire, tendenzialmente sono uno che mi piacerebbe votare alle primarie del centro-sinistra, e il problema è che avevano messo quel tipo di programma troppo veramente riduttivo, però ho amici e persone a cui io per esempio ho consigliato di votare, devo essere sincero, soprattutto Vendola, perché comunque Nichi era in qualche modo il candidato che sui temi ambientali potevo considerare un po' più vicino. Una delle cose da dire è che di Vendola non se ne parla più. No, si parla solo dei voti di Vendola, si cerca di andare alla caccia dei voti di Vendola, e secondo me... Io sto sfogliando nel frattempo Pubblico, ma giusto perché è il primo che mi è andato, ma vediamo per esempio Repubblica se ne parla, ma in realtà Repubblica parla anche moltissimo, è giusto che sia così, dell'Ilva. Poi l'affronteremo tra poco perché l'Ilva è un tema sicuramente ecologista. Ma sicuramente appunto si parla dell'andare a scippare fra virgolette i voti a Vendola, ma di Vendola non se ne parla più, anche se Vendola a Napoli si è espresso per Bersani. Vabbè, Vendola si è espresso per quello che io devo dire culturalmente è comunque un po' più vicino alle scelte, diciamo, sui temi della sinistra, però ancora una volta sui temi ambientali Bersani non ha detto nulla, ha detto nulla manco Renzi, quindi non è che qualcuno si è esposto a essere tra virgolette più attento. Questo la dice lunga non però sul PD, la dice lunga sul centrosinistra italiano e sulla politica italiana. Cioè in altri paesi il tema della riconversione ecologica dell'economia, il tema di fare in modo che la prossima industria dell'auto faccia elettrico o ibrido e non più cose vetuste come la Fiat purtroppo, il tema dell'innovazione del patrimonio edilizio verso il green building, e questi temi sono i temi in altri paesi, non solo in Germania, ma devo dire anche in Inghilterra e perfino in posti dove governano, come dire, elementi più conservatori, il tema della riconversione ecologica dell'economia è centrale. In Italia non esiste proprio l'argomento. Cioè, è tragica la cosa, pur avendo come argomento d'attualità, lo dicevi prima, un dramma di tipo ambientale come l'Ilva. Infatti ci allontaniamo. Non discuti di questo proprio quando ti trovi anche. Volevo mettere un attimo da parte le primarie, perché sennò appunto pare che si parla solo questo, notando che l'unico giornale che praticamente non ne parla è Il Foglio. Che non parla di cosa? Il Foglio non parla delle primarie, ma se per questo non parla nemmeno dell'Ilva. La prima pagina del Foglio ha un bel servizio. Il Foglio fa sempre bene la politica estera, devo dire. Ha un bel servizio sulla Siria, poi parla del Cavaliere e ne fa un servizio approfondito che poi va dentro ancora più, scende in profondità al centro, fra i rapporti fra il Cavaliere e il nuovo imprenditore che si è messo in giro, Briatore. Flavio, come imprenditore politico, ma alla fine di primarie ne parla nell'ultima pagina, se ho visto bene prima, nell'ultima paginetta, dove dice, se vediamo un attimo, dateci il tempo, se vince il New Labour di Renzi, ma è un articolino, un editoriale che sarà lungo, 40 righe,
e insomma non è che approfondisce molto. Così come il Foglio decide anche di non parlare di un altro argomento di cui parleremo magari dopo, delle primarie del PDL. Beh, certo. Perché quelle le altre grandi sparizioni. Però andiamo un attimo. Le primarie scomparse. Quindi. Andiamo un attimo all'ILVA nel frattempo, perché è un argomento ecologista, quindi sicuramente interessa moltissimo. L'ILVA, Corriere della Sera, titolone: l'ILVA produrrà durante la bonifica. Ecco il decreto, magistrati pronti a ricorrere alla Consulta. Ricordiamo le posizioni, la sanno tutte, ma forse è giusto dirle. Una magistratura che ha deciso che ILVA inquina e uccide. E ha deciso prima di chiedere la bonifica e poi a un certo punto è arrivata all'ultima ratio, cioè chiudo, faccio sequestro tutto. No, allora, innanzitutto io ovviamente ho cercato di capire cosa stava succedendo, e quando sono diventato ministro dell'Ambiente ho trovato che per esempio la commissione, che si chiama Commissione per l'autorizzazione, tecnicamente poi è una commissione IPPC, però è la commissione del Ministero dell'Ambiente che doveva dare l'autorizzazione integrata ambientale, cioè l'obbligatorietà data dall'Unione Europea di stabilire che le fabbriche altrimenti inquinanti dovevano mettersi in regola e avere quindi questa autorizzazione, che però era una serie di prescrizioni. Io riesco finalmente a far partire questa commissione, riusciamo a fare in modo che si stabilisca finalmente un gruppo che deve dare le prescrizioni all'ILVA. Poi cade il governo di centrosinistra, uno dei primi atti che fa il governo di centrodestra, che subentra quello di Berlusconi, è quello di sciogliere immediatamente la commissione che io avevo, che ero riuscito a far partire, e quindi questo blocca di nuovo tutto il percorso, per di più poi viene data invece da... Non blocca l'ILVA che va avanti a inquinare, va avanti a costruire, L'ILVA continua a lavorare come se niente fosse, e nasce poi la nuova commissione che dà la famosa autorizzazione integrata ambientale, considerata troppo favorevole, diciamo così, all'azienda. Io ricordo che già all'epoca fu attaccato da Confindustria sui giornali perché ero considerato troppo rigoroso nel far rispettare le normative ambientali, salvo poi vedere che, come dire, ogni tanto strumentalmente si tira in ballo come se fosse tutti uguali i governi precedenti. Bene, io ero quello attaccato da Confindustria perché aveva imposto regole, semplicemente regole europee, poi non regole fantascientifiche, regole europee. Io fui attaccato violentemente come ministro del no, semplicemente perché ero quello che diceva che gli inceneritori non potevano essere, come dire, la soluzione per i rifiuti, e soprattutto alcuni piani come quello in Sicilia o quello in Campania erano sbagliati. Quando dicevo che il ponte sullo stretto era un grande spreco di denaro pubblico, poi ci hanno rinunciato, e sull'ILVA non riuscimmo a far partire. Oppela, questo sono il bello della diretta, perdonateci, ma stavamo aspettando una telefonata importante. Poi per il resto. So che perché non sei in diretta. Lo devi tagliare e basta. Questo lo devo tagliare e basta. E lo devo mettere, me l'ero scordato. Taglia e cuci, quindi non c'è problema. Quindi tornando all'ILVA. No, quindi si sono persi anni importanti in cui si doveva imporre la procedura di bonifica, ma accelerata, perché negli anni l'ILVA ha accumulato un danno ambientale e alla salute dei cittadini, soprattutto quelli dei rioni più vicini alla zona dell'ILVA, molto rilevante. Ora, che la magistratura sia dovuta intervenire, questo era alla fine un fatto, come dire, sacrosanto. Non è vero che però la magistratura ha chiuso l'ILVA, questo è una cosa da chiarire. La magistratura ha fatto, ecco qui, questo è importante perché, ecco, la magistratura ha fatto un provvedimento di sequestro rispetto a una parte, la parte più dannosa dell'impianto. Poi è stata l'azienda che, per estremizzare la situazione, ha deciso di dire: va bene, io in queste condizioni chiudo tutto, forzando il governo. Se mi permetti, vorrei dare due o tre righe di Marco Travaglio sul Fatto, su un articolo che parla proprio di ecoballe, no? Nel senso che, appunto, le verità o non le verità. Fiato le trombe ai tromboni, arriva il decreto salva ILVA. Breve riassunto delle puntate precedenti. I giudici di Taranto accertano che, producendo acciaio con gli attuali impianti a caldo, l'azienda inquina e uccide. Sono anni che, come dicevi tu, si sta dicendo, ma anche i giornalisti, Report ha fatto diverse puntate su questo. Certo. Quindi gli impianti vengono sequestrati, possono restare accesi solo per essere risanati, ma non per produrre altro acciaio, altrimenti il delitto di disastro colposo e omicidio colposo plurimo continua e la magistratura ha il dovere di impedirlo.
Se in quanto gli impianti fuorilegge, l'arma del delitto, saranno finalmente a norma, cioè smetteranno di avvelenare e ammazzare, potranno tornare a produrre. Il governo invece dice: l'Ilva si è impegnata a investire subito 4 miliardi a fronte di 3 miliardi di utili accumulati. No, 400 di... milioni, guarda. Che qui sono 4 milioni. No, no. Qui sono... L'Ilva si è impegnata a fare 400 milioni rispetto a 3 miliardi che servono. Perciò non si va avanti. Se, quindi, se aveva investito 4 miliardi. Questa cifra è comunque a fronte di 3 miliardi di utili accumulati in 17 anni per bonificare gli impianti. Quindi può riprendere subito a produrre mentre li risana. Insomma, qui c'è il governo spinto dalla popolazione, dagli operai. La popolazione invece con dei comitati cerca di bloccare. Lì c'è una guerra fra poveri. I giornali ne parlano, chi dando enorme risalto, perché insomma qui dove c'è Clini c'è Riva, addirittura il fatto arriva a parlare che ci siano interessi misti fra Clini e Riva. Ma tanto anche qualcuno un po' più moderato rispetto al fatto, Repubblica e per il Corriere è il titolone: l'Ilva a rischio esproprio e l'Ilva produrrà durante la bonifica. Corriere lo guarda in maniera institutional perché guarda il fatto che l'Ilva comunque potrà andare avanti, e la Repubblica è pronta quasi a espropriarla, però a riportarsela. No, ma il decreto del governo prevede, questo è l'unico aspetto diciamo che io considero utile, prevede quantomeno che finalmente i proprietari, se non fanno nulla, vengono espropriati dall'azienda. Cioè, questo è, finora si parlava solo quasi che il governo dovesse metterci soldi pubblici lasciando la proprietà a Riva, che mi pare una cosa abbastanza surreale. Quindi è una novità rispetto a Fiat, abbiamo finanziato Fiat e i suoi errori per tanto tempo e gli stabilimenti sono rimasti di proprietà Fiat. Beh, sono cose diverse, cioè nel senso Fiat è stato secondo me fin troppo avvantaggiata, ma non è che è stata avvantaggiata Fiat, è stata fatta una scelta sbagliata perché è stata avvantaggiata per aumentare in modo indiscriminato l'uso dell'automobile in questo paese, ma senza qualità. Cioè tu potevi finanziare, ma finanziavi l'elettrico, finanziavi l'innovazione industriale, non è che finanziamo, come dire, semplicemente che tu compri macchine anche se sono assolutamente scadenti, e quello è un aspetto. Qui è una cosa diversa perché la responsabilità del gruppo che aveva rilevato dallo Stato l'Ilva era quella che, avendo guadagnato, come giustamente dice Travaglio, moltissimi miliardi, non è che questo gruppo non ha fatto utili, questo gruppo ha guadagnato attraverso l'Ilva. Vogliamo dirlo, quindi, che, lo dice Travaglio, ha avuto regalata l'Ital Sider l'Ilva. Ma sostanzialmente le vecchie aziende nelle privatizzazioni italiane sono state, come dire, svendute, svendute in modo discutibile. Però adesso il problema non è quello, il problema è che un decreto che però stabilisce il principio che io blocco l'attività della magistratura quando la magistratura difende la salute è un decreto che comunque ha profili molto molto discutibili, anche se adesso è chiaro che sei in una fase talmente complessa tra difficoltà occupazionali, rischio accaduta di problemi del genere e la salute dei cittadini, che si è arrivati in una condizione per anni di non solo di disattenzione, ma anche in cui gli interessi di questo paese sono stati fatti in modo sbagliato. Io vorrei però cogliere l'occasione per dire: vogliamo aspettare che il problema esploda anche a Milazzo, a Priolo, nelle zone di Brindisi, nelle zone dell'Api di Falconara? Cioè a Genova dove c'è un'altra Ital Sider che sta continuando a produrre. Certo, che non ha le stesse caratteristiche, diciamo, di inquinamento dell'Ilva, ma sicuramente tutte queste aziende inquinanti hanno comunque una ricaduta sul territorio. Ma poi parliamoci chiaramente: se noi parliamo della salute dei cittadini, vogliamo porci il problema dell'inquinamento soprattutto da gas di scarico e delle vere e proprie cappe di gas che abbiamo in tutta la zona dell'area padana e della mancanza di interventi per ridurre l'inquinamento atmosferico? Il livello, perché quando noi poi affrontiamo il tema, sicuramente c'è l'Ilva che, dato il livello enorme di diossina, ha un livello molto alto di esposizione sulla salute. Però la diossina... preoccupazione. Sì, no, ma oggi il problema dell'Ilva è esploso perché c'è il riconoscimento dell'indice di tumori, che è quello a causa sulla popolazione. Però dall'altra parte gli operai sembrano quasi su una posizione del dire: lasciateci andare avanti e poi gli operai poverini si trovano in una condizione molto difficile, perché chiaramente è un grande tema occupazionale, sì, però 1200 euro al mese non sì, di più, quindi ma sta il problema è che come noi non facciamo arrivare la situazione della salute al momento massimo senza fare interventi precedentemente. L'Ilva doveva bloccare il livello di inquinamento, doveva coprire soprattutto quelle enormi colline
sostanzialmente all'aperto, che in altri posti, tipo la Samsung in, o la Hyundai, non lo so adesso, la Hyundai credo, in Corea del Nord ha gli impianti, ma ce l'ha coperti, cioè coprono le, gli impianti. Aperta e chiusa parentesi, queste colline con quella tromba d'aria che ci sarà stata saranno state sparse. Sì, beh, probabilmente non tutto, altro, quindi comunque parlando, volevo notare una cosa, se mi permette, tornando un attimo al giornale, la cosa importante, l'argomento importante della possibilità di esproprio è sottolineato anche dal Corriere della Sera. Dario Di Vico nel suo editoriale, che si chiama Frenare l'arroganza, ne parla alla fine, dice: il decreto reca con sé una svolta e recepisce il drastico giudizio dato dalla magistratura sull'operato degli azionisti e del management dell'Ilva. Certo. Non c'è ulteriore spazio per l'arroganza e la clausola inserita nel decreto che prevede, in caso di ostruzionismo da parte dei Riva, perfino la perdita della proprietà, rappresenta un passaggio chiave, non scontato da nessuno, dell'iniziativa del governo. Quindi questa cosa è stata veramente notata. Io devo dire che per la prima volta, una cosa che adesso perfino giornali che, come dire, hanno a volte attaccato la magistratura perché sembrava che l'eccesso era della magistratura, si sta riconoscendo che l'atteggiamento non da imprenditore ma da padrone, che sono due cose diverse, l'atteggiamento padronale vecchio stile da proprietario delle ferriere, per essere chiaro, è quello che ha determinato questa situazione assolutamente dannosa. Però se questa è l'occasione per far capire anche al nostro paese che il tema della salute non può essere bypassato continuamente e che sicuramente bisogna sapere contemperare, è chiaro che noi sappiamo che tutte le attività come dire, industriali, ma anche semplicemente le automobili, tutte queste cose producono inquinamento. Il problema è quando questo limite di inquinamento diventa una tale concentrazione che i danni alla salute diventano di tale rilievo che è doveroso, è un assoluto dovere intervenire. Quindi finalmente almeno il tema di capire che la responsabilità non è dei magistrati che fanno il sequestro, ma dell'imprenditore che per anni cerca, come dire, degli escamotaggi per disattendere alla legge, almeno questo penso ormai l'abbiano capito anche quelli che all'inizio erano critici con la magistratura. Oh, è importante notare, in India c'è una cappa, se si vede da Google Earth c'è una cappa nera, cioè si produce tutti gli impianti della vecchia Ital Cider di Bagnoli, vecchi, assolutamente fuori qualsiasi tipo di legge ecologica europea, sono stati comprati dagli indiani, rimontati e messi a lavorare tranquillamente, insomma. Sì, no, è chiaro che in Cina finalmente stanno iniziando a dover fare delle normative ambientali più stringenti, ma per il fatto che hanno un livello di inquinamento, per esempio, delle falde, dei fiumi, e un livello di impatto sull'ambiente assolutamente devastante. Quindi c'è sicuramente anche questo aspetto, e soprattutto dobbiamo tener conto che anche l'Italia ha vissuto una serie di fasi in cui pian piano la normativa si è adeguata alla richiesta maggiore dei cittadini, non solo degli ambientalisti. Io ricordo quando comprai, ma quando facevo le presentazioni in giro del primo libro, diciamo, di Gianfranco Amendola, Il nome del popolo inquinato, che è diventato un best seller perché allora i pretori d'assalto, detti d'assalto perché cercavano di innovare la legislazione, riuscivano a fare questo tipo di scelte. Passiamo di argomento, ma volevo chiudere un attimo notando ancora una volta che il Foglio dell'Ilva non ne parla, il Foglio di oggi, di sabato, e il Pubblico ne parla solo a pagina 9, in un articolo dove si dice semplicemente, si parla semplicemente del decreto del governo, il governo vara il decreto, riprende la produzione, ma a differenza degli altri non parla dell'esproprio, della possibilità dell'esproprio, insomma, quindi scatteranno sanzioni, dice semplicemente la nota del governo, senza gli interventi scatteranno sanzioni, ma non mette in particolare evidenza questo, quindi il Pubblico ha una posizione un po' più, no, un po' più politica in questo caso, gli interessa Pubblico, oggi sabato gli interessano le primarie del PD. Ogni giornale ha la sua posizione chiaramente. Sicuramente un argomento che ci piacerebbe vedere trattato, e perché è un fenomeno, è diventato quasi un fenomeno di costume, la sparizione delle primarie del PD. Sì, infatti non capivo dove arrivava. Ah no, ecco, qui siamo a Repubblica, siamo a pagina 6. Siamo ancora alle primarie del PD. Non se ne parla ancora primarie, ecco, del PD. Siamo arrivati a pagina 11. A pagina 11 salta l'intesa sulla legge elettorale, alta di Berlusconi, candidati li scelgo io,
E poi nel PDL rivolta anti Porcellum al Senato, pronti a spaccare il gruppo, liste pulite, ma in realtà non si parla, non si parla, come se... Ecco qua, ora rifaccio la serie per la casa, tutto il dibattito. Pagina 12, insomma, la posizione di Alfano non viene assolutamente vista, siamo arrivati a pagina 15 perché poi si parla di disoccupati, no, quindi la fine della Repubblica in realtà le dà già finite. Sì, sì, vabbè, ma comunque le primarie del PDL sono finite, ma è finito, io credo, con tutto, è finito il PDL come esperimento... Io ricerco nel frattempo innovativo, se voleva essere innovativo, quello che è paradossale, che però ti dimostra come la situazione italiana è in veloce evoluzione. Cioè, noi stiamo parlando del fatto che il primo partito, a tutt'oggi il primo partito in Parlamento, perché il PDL nel 2008 ha vinto le elezioni con una percentuale altissima, e oggi si è ridotto al terzo partito, almeno in tutti i sondaggi dopo PD e Grillo, e soprattutto ad una cosa incomprensibile, cioè dimostrazione che era non solo un partito personale, ma che tutto questo centrodestra oggi non è in grado di spiegare e di garantire un minimo anche ai loro elettori, perché comunque avranno una parte di elettorato. Nel frattempo io ho trovato sul Corriere che non prima di pagina 10 se ne parla, ed è tra l'altro, mentre Repubblica della Meloni non ne parla proprio, a pagina 10 centrodestra Liscinari, il Corriere cerca di parlare un po' di più e quindi parla della Meloni, ma anche se ne parla, e i grillini hanno deciso di tenerla online dal 3 al 5 dicembre, come se la Meloni stesse trovando alleati da qualche altra parte nel suo... No, ma là parla delle primarie che Grillo fa su internet per la scelta dei candidati, delle liste, quindi a parte che poi in Italia ormai si parla di primarie per tutto, cioè tutti vengono chiamate primarie, che sono consultazioni di varia natura fatte in modo ovviamente molto diverso tra loro. In ogni caso penso che Berlusconi sia diventato praticamente una palla al piede per il PDL attuale, questa è la realtà, quindi con ipotesi assolutamente legate al momento che stiamo vivendo, cioè una politica che vive il giorno per giorno, ogni tanto uno si inventa un partito, ogni giorno c'è una cosa, anche là argomenti e temi non se ne trovano, cioè non è, io dicevo il centro-sinistra non riesce a parlare di ambiente, di innovazione, di no. Il centro-destra poi addirittura è diventato una specie di una sarabanda in cui Berlusconi un giorno dice che il partito che fa lo vuole chiamare di nuovo Forza Italia 02, un altro giorno lo vuole chiamare Casa della Libertà, ha deputato 8 nomi. Cioè, però è la dimostrazione di una politica che si è talmente squalificata che è diventata come fosse una specie di... Anche il fatto, lo mettiamo fra quelli che non ne parlano assolutamente. Di reclamo. Quello che invece è preoccupante, lo diceva prima il Repubblica, è che Berlusconi giochi ancora una volta la carta di mantenere il Porcellum e di mantenere un meccanismo in cui sfacciatamente dice i candidati li voglio scegliere io. Ci abbiamo parlato per alcuni anni e l'ho detto anche in più occasioni Alfano, io penso che Alfano, meno che non perda definitivamente la faccia, se una cosa ha detto dappertutto è che loro volevano impegnarsi al fatto che i cittadini potessero scegliere i loro candidati, questo l'ha detto dappertutto, essendo poi di antica tradizione democristiana, con tutti i limiti l'ADC e quei partiti quantomeno, come dire, probabilmente si compravano una parte di voti, però almeno uno era teoricamente in grado di bocciare anche il segretario del partito, perché con le preferenze quantomeno, se non prendevano i voti, era bocciabile. Noi abbiamo da anni con il Porcellum in modo magnifico, però purtroppo questa era stata un'innovazione messa già nel cosiddetto Mattarellum, perché un pezzo di liste bloccate all'epoca, il 25% dei seggi con il Mattarellum era di liste bloccate, quindi una classe dirigente dei partiti più grossi sostanzialmente sono 20 anni che non si confronta con la possibilità del cittadino di eleggerti o respingerti. Questo può avvenire con la preferenza, può avvenire col collegio, però allora il collegio deve essere sul modello inglese, non col recupero proporzionale in cui i boss dei vari partiti vengono però blindati nella lista bloccata. Quindi io spero che, non so, appunto, là si parlava anche di rivolta perfino dentro il PDL, perché poi che sta succedendo? Che alcuni parlamentari, infatti, pure eletti con le liste bloccate, 10-11 del Corriere non ne sono su questo argomento qua, perché Berlusconi, Alfano e il faccia a faccia sul futuro del partito con i due che si scontrano, ed una bella nota di Massimo Franco: l'effetto primaria mette in evidenza i limiti dei leader, ne reggo l'incipit, il fatto che le primarie abbiano contagiato anche il Movimento 5 Stelle è una notizia.
Appena qualche giorno fa, alla vigilia di quelle del centro-sinistra, il leader di questo partito in embrione, il comico Beppe Grillo, il Corriere continua regolarmente a chiamare Beppe Grillo sempre il comico, le bollò come l'ennesimo giorno dei morti sulla Seconda Repubblica. Evidentemente il moto di partecipazione che hanno provocato le mostra sotto una luce meno mortuaria, perfino agli occhi liquidatori dei grillini. Ma è chiaro che in questo momento i grillini sono un po' fuori dal gioco. Ma le primarie del PD occupano tutto. Devo dire, cioè, però, qui siamo arrivati a pagina 10 e 11 per parlare del PDL. Sì, vabbè, però guarda, che, allora, che le primarie di una grande realtà, che è quella del centro-sinistra, occupino uno spazio nei giornali, secondo me è giustissimo. Che lo occupino non confrontandosi soprattutto su programmi e scelte, ma soprattutto sulle regole, sui litigi, eccetera, è un errore. Che però un notista politico di una cosa come il Corriere della Sera non si sia reso conto che Grillo non ha fatto alcuna svolta, perché ha sempre detto che avrebbe fatto la consultazione online per i candidati delle liste di Grillo, e che poi i giornali oggi le chiamino primarie, ma Grillo le chiama consultazione da sempre, è la dimostrazione del pressappochismo dell'analisi. Cioè, questo è un paese dove anche chi scrive sui giornali, come dire, analizza dei pezzi di verità. Cioè, Grillo, io non è che ho bisogno di leggere particolarmente tutti i giorni il blog di Grillo, ma si sa perfettamente che avrebbe fatto le consultazioni online per scegliere i candidati, ha stabilito delle regole e fa semplicemente la consultazione online. Ma adesso che questo diventi il fatto che Grillo si è lasciato condizionare dalle primarie del PD, mi sembra una difficoltà nel guardare come sono le cose. Grillo ha continuato a fare la sua consultazione online e il PD ha fatto, secondo me, un ottimo lavoro affrontando questa cosa delle primarie, perché c'è stato un grande consenso, però è altrettanto vero che ha perso 1 milione di voti rispetto alle primarie del 2005 che fece l'Unione. Quindi, cioè, guardiamo le cose, credo che solo Huffington Post, solo Lucia Annunziata ha notato che forse bisognava capire che è bella come momento di partecipazione, però quando tu passi dal 2005 ad oggi a 1 milione di votanti in meno, ma in meno anche rispetto a quando fu eletto solo nel PD Veltroni, significa che devi capire che devi ancora lavorare molto per recuperare il consenso dei cittadini. Cioè, se adesso si autogasa il centro-sinistra pensando che ha risolto tutti i problemi perché ha fatto le primarie, senza pensare che il movimento di Grillo è al 20% nei voti e che parla di temi che sono temi sui quali il centro-sinistra forse una considerazione la deve fare. Quando io vi dico il problema dell'ambiente, Grillo oggi è l'unica forza politica che parla dei temi ambientali come centralità, dalle rinnovabili alle auto elettriche, alla scelta di fare la raccolta differenziata e rifiuti zero invece che gli inceneritori. Può essere che invece questi argomenti sono completamente estranei alla competizione delle primarie, e che pure si è tenuta al momento in cui, per esempio, in Val d'Aosta, una piccola regione, la stragrande maggioranza dei cittadini ha bocciato l'ennesimo inceneritore proposto da tutti gli altri partiti e molto spesso sempre anche dal centro-sinistra. Perfetto. Che poi lì ha avuto posizioni diverse. Purtroppo il nostro tempo sta terminando, perché poi d'altronde il tempo che possiamo dedicarci, anche se devo dire che abbiamo affrontato tre grandi temi, abbiamo messo a cuocere parecchio e abbiamo analizzato, e forse vi abbiamo dato una chiave di lettura un po' differente